Io, gente, sono qui a portarvi un free to play veramente interessante. Interessante anche che ho avuto veramente problemi a riuscire a registrarlo perché non so, è fatto male per registrazione ancora, non l'hanno ancora fatto bene. E siccome c'ho il processore non abbastanza potente, ho fatto difficoltà. Mi dispiace se la qualità sarà un po' scarsa, però è quello che sono riuscito a fare, purtroppo. Comunque, parliamo di Atlas Reactor, eh. Reactor, eccoci qua. Adesso vi farò una rank, vi farò vedere, perché sì, così vaffanculo, mi frega un cazzo, andiamo al rank diretto, che sono uscito da una settimana a sbloccarmi le rank. Praticamente cos'è? È un gioco strategico a turni. E a me, sinceramente, questi giochi vado pazzo, poi strategici e a turni ancora di più. Veramente stupendo, per gli amanti del genere, ovviamente. Questo gioco si basa molto sul lavoro di squadra. Eh sì, perché se voi non fate lavoro di squadra su questo gioco, veramente prendete solo le sberle, prendete. Quindi il mio consiglio a chi vorrà giocarci o chi ci gioca è di essere veramente coordinati. Vabbè. A parte questo, adesso sarà un po' difficile spiegarvi, ma almeno vi fate un'idea del gioco. Allora, siccome ci sono tre categorie di personaggi, diciamo guerrieri, qualche cazzo, freelance, chiamate come volete voi. Allora, quelli che fanno danno, e quelli che sono i frontline, quelli che stanno davanti e prendono danno e hanno varie abilità per esistere, e i support che curano, ovviamente, e fanno meno danno. Allora, adesso prendo Blackburn perché ho solo quelli in rotazione gratis di freelancer qua, li chiamo Ciccio Belli qua, e quindi sono costretto a usare quello. Comunque mi trovo abbastanza bene, abbastanza semplice anche. Vediamo, allora qua abbiamo le skin, allora qua si sblocca tutto normalmente, non siete costretti a shoppare, se volete shoppate però. È free to play, non so se l'ho detto. E comunque tutte le cose qua, vedete, anche i colori, adesso non si vede, si sblocca tranquillamente, quindi è ottimo, quindi senza, non siete costretti a shoppare, no? Come tanti giochi schifosi che ci sono, siete costretti a shoppare. Vediamo, ogni personaggio ha 4 abilità, poi la final, quando avremo l'energia massima, riusciremo a tirare un bel. Dipende dall'abilità del personaggio, li devastiamo, dipende, perché questo gioco poi si basa molto sul prediction, Il prediction cos'è? Riuscire a calcolare o avere culo, perché in maggior parte dei casi la gente va a culo, anch'io culo, si va molto su quello che è il prediction. Ecco qua. E bisogna riuscire a capire dove si sposterà i vari personaggi. Aspetta che metto suono adesso, perché se no andiamo più avanti. Allora, vediamo. Adesso spiego tutto, eh. Allora, questi qua vanno a sinistra perché vanno per i cazzi loro, no? Io mi metto qua dietro. Allora, ci sono quattro fasi. La fase iniziale, la fase di mezzo, la fase di danno e la fase. Adesso qua lancio granate e sto fermo qua. Adesso sto lagga un po', quindi non incazzatevi con me perché c'ho la connessione di merda. Quattro fasi: la fase di attacco e la fase neutrale. Io la chiamo. Praticamente la fase iniziale si attivano per prima tutte le abilità di supporto, come questa Adrenal Steam, che sono cure o potenziamenti del personaggio, varie robe. La seconda fase passa ai dash o diciamo alle spinte, no? Come cazzo si può dire? Ai salti, no? Per evadere le mosse. Adesso ho fatto 41, ho fatto un casino di danno. Dopo questo tempo passa viene fuori la fase dell'attacco. Come vedete, questo adesso siamo in fase d'attacco. Ecco, si è preso la legnata questo perché nel mezzo. Un coglione un po', eh. Un coglione. Teoricamente sono dietro, non dovrei prendere sberle. Teoricamente no. Allora, vediamo se riesco. Faccio lo stronzo adesso, no? Ecco, colpisco al massimo. Questo è un dash, eh. Adesso sto usando io.
più adrenalista e faccio il taunt. Guardate il taunt, madonna che figata. Attenzione. Oh, si è fatto. Ah, vabbè, il taunt li sblocchiamo. Ovviamente io non ho speso nulla e quindi l'ho sbloccato a gratis. Comunque, veramente tamarro. È figo sta cosa, eh. Cazzo, si è spostato. Questa era la fase dash. E adesso arriva la fase d'attacco. Infatti, tutti hanno dashato qua. Ecco. E funziona così: prima abilità di supporto, cura e quel che ha. Dopo la fase dash intermedia e dopo l'attacco finale. Infatti adesso vedete, quello ha fatto il dash, io sparo. Infatti ho mancato perché quella si è spostata a sinistra, la Valkyria, che è ottimo frontline, a me piace un sacco la Valkyria, però dipende i vari casi se è buono o no. Poi dopo c'è la fase di movimento, quindi è abbastanza semplice, sembra complicato, ma in realtà non lo è. Io sono un po' separato dal gruppo. Cosa faccio? Io non attacco, io mi sposto diretto. Allora vado qua. Ovviamente quelle di attacco come il mio sono veramente poca vita hanno, però fanno molto male. I frontline hanno tanta vita, fanno meno male di solito, Bisogna essere coordinati. E i support di solito anche loro, in base al tipo di personaggio che c'è, o hanno poca vita o hanno molto. Cazzo, che legnate che prendo. Ora sono a Silver 5, quindi non è che sia una categoria molto altissima, però piano piano ci sto lavorando. E ho mancato il power up. Sì, ci sono i power up in giro e l'ho mancato di brutto. Adesso vedete, questo qua può attaccare diretto, posso fare l'attacco ad area. Qua conviene fare l'attacco ad area invece fare danno a tutto uno. Sì, dai, colpisco tutti e due, dai. Prendo il power up e mi sposto. Ah, poi è vero, ci sono dopo le 5 abilità del personaggio, ci sono i catalyst, cioè sono le tre cose che si sceglie all'inizio partita, che si possono usare solo una volta a partita, nel gioco. Una delle tre, tutte e tre, solo una volta. Quindi bisogna. Questo ho usato il catalyst. Teleport. Teletrasporto, esatto. Ehi là. Prende legnate. Ah, poi un altro consiglio che do è che bisogna sapere benissimo cosa fanno i vari personaggi. Tranquilli, imparate tutto facendo un paio di partite. Si impara tutto, si impara. Quindi non è che sia complicatissimo ricordarsi, eh. Questa la legno adesso perché a me piace legnare. Poi se avete fatto caso, il mio personaggio somiglia un po' a. Cazzo. Cazzo. A me ricorda Metal Cooler, sinceramente, eh. Tutto fatto così, a me mi ricorda quello. Poi dopo nella skin normale del personaggio, come vedete a sinistra qua l'icona, mi sembra uno di quelli di Dead Space o quelli di Halo, ispirati, no? Una roba del genere. Ecco, vai, boom, baby. Ecco, questo esempio è quello che usa i proiettili che rimbalzano. Il mio non può farlo, dipende dal personaggio. Vabbè, sto qua. Sto qua è morto. Sto qua è coglione. Coglione. Vediamo cosa fa. E che fa? Scarso, madonna. Aspetta. Devo congratularmi con lui. Complimenti. Esatto, mamma mia. Complimenti, oh. Cazzo, sta qua mi usa la fana, spero di no. Questa c'è la fana che fa un male cane. Tolgo subito dalle palle, mi tolgo. Vabbè, Silver 5, ma scarsi lo sono, perché minchia. Preso 335 danni, è tantissimo. Il personaggio aveva 200 di vita. Ecco. Adesso ho fatto prediction, perché non potevo sapere che andava lì. Infatti ho sparato preventivamente e l'ho presa. Infatti c'ha 7 di vita e ci è rimasto male, immagino, no? Spero che ci sia rimasto male, perché sennò. Teoricamente sto qua dovrebbe sparargli adesso, però sono lontanissimo e. Senti, io mi sprinto. Faccio lo sprint verso la cura. Sto un po' laggando, eh. Siamo partiti male. Se arriva a 5 kill dopo 20 round, se no finisce lì. Se in pareggio, chi prima fa la kill vince.
soldato. If I don't get you, robot will. E la Madonna. Ha usato la final, lo scudo, quello lì. Sto qua è un po' messo male davanti lì, eh. Non l'ha colpito, cazzo qua. Non l'ha colpito. Vabbè, si sta curando un casino. Tranquilli, quello non morirà. Non morirà proprio. Allora io c'ho lo sprint che gli fotto la roba adesso, eh. Siamo buoni, adesso gli fotto la roba. Teoricamente non dovrebbe ammazzarmi, eh. È un po' sprecato, però va bene, va bene. La cura di 30, quindi ovviamente quello cerca di fregarmelo, me lo prendo io col dash. Non ha usato la fana, l'ho preso in pieno da troppo. C'ha 38, non lo accoppo. Vabbè, sto qua sta morendo. Oh, cazzo, spara. Ho provato a curarmi, però vabbè, tanto sono già full vita, pieno di vita. Eccolo qua il taunt della Valkyrie, mamma mia. Fail. È bello che usate i taunt per fare i fighi, no? Poi fanno i Madonna di fail. Madonna di fail, eh. Qua dovrei farlo storto così. Ma io in realtà lo butto così perché colpisco tutti e tre. Mi doppo, Madonna, come se ci fosse un domani. E mi metto qua. Adesso sto usando la fagna, eh. Vedrete se stanno lì. Sono scemi, eh. Non, impossibile che staranno lì, eh. Io lo faccio. Tanto prima lo faccio, meglio è. Ecco, l'ha fatto anche lei. Lei muore, eh. Però adesso prendiamo un casino di danni. Caputtana. No, schifoso, no. Allora, due sono morti, sicuro, perché li distruggo adesso. Però mi fa male. Che porca puttana, donna. 64 è tantissimo, eh. Voi non vi rendete conto, ma 64 è tantissimo. Mamma mia. Allora, quando la gente muore, senti proprio gli schiaffi che arrivano, no? Si sono presi due schiaffi in faccia quei tizi, madonna. Veramente si sono fatti male, no? Quello era lì, no? Quindi io potrei sparare di là, non penso. Ma vediamo col prediction. Spero di fare giusto. Perché ho usato teleport. O potrebbe essere andato a sinistra, infatti è sinistra. Tanto non lo prendevo comunque, perché c'ho il muro. Better watch your step. It's game, boys. You can't hide from me. Usata la fana, quello ha fatto che. E Zagama. Proprio inglese ignorante, eh. La faccio apposta. Quindi. E hanno fatto la combo. Questi sono un po' coordinati. Ottimo. Ottimo, ottimo. Questo è senza. Poverino, allora, siamo fortunati perché di solito i game fanno cagare, siamo tutti scoordinati. Stranamente questi tizi sono un po' coordinati, quindi. Questo adesso non può. Allora, questo qua non ha escape, questo personaggio. Non c'ha nulla per scappare. Tranne gli scudi. E il catalyst, quello del dash, quello che si usa solo una volta, l'ha usato, quindi. Questo qua è morto. Keep your distance. Spero che è morto, eh. Echo Hammer! Ovviamente cerca di farmi danno, no, mi sa che non muore. Non muore. Puttana, 11. Muore adesso, porca puttana, no? Schifoso, morirà, no? 16. Questo su. Schifoso là non muore. Mi sposto. No, 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 no. Oh, cazzo, devo usare il catalyst, mi sa.
Watch out for me. Out of my way. È morto? Oddio, 2 di vita. Sto qua. Accurate, sì, però sono separato io. Beh, tanto ho coppa uno, guarda. Schiaffo, madonna, oddio. Avete visto il cadavere? Sì, è un bug che devono ancora risolvere. Sinceramente a me fa ridere quella roba lì. Si allunga il braccio, si allunga il collo in tutte le maniere strane, no? A me piace. Guarda il culo come... Guarda che roba. Tutto mezzo fatto male dentro la cosa. Vabbè, a me sinceramente piace sta cosa. Più che altro è diventata una partita. Bisogna durare, basta. No, mi ha fottuto. Non frega quello, no. Non muoio, puttanella. Io non muoio io. Vediamo. Lo sniper era qua in mezzo, quindi sicuramente è andato verso la cura. Sicuramente, dai, sono silver, cioè non c'è nessuno. Oh! È un po' nella merda questo sniper, va invisibile adesso, ciccio bello. Vabbè, non ce l'ho fatta io. Dai, 26 mi ha fatto. Vabbè, mi hanno recuperato. Mi hanno fottutamente recuperato. E ha fottuto tutti sto sniper mettendosi lì in mezzo, eh. Five turns remaining. Stay focused. Siamo messi male, eh. Siamo veramente messi male. Allora, adesso sto qua c'ha il catalyst, si nasconde, ma non può durare per sempre. Mezzo a 3, si è veramente messo male, vediamo. Il tank sta facendo un cazzo, sta prendendo solo botte, ma scalto danno, non sta facendo niente. Whatever it takes. The toll for walking this road is your head. Vabbè, è morto adesso sto coglione. Allora, è già morto all'inizio come un pirlo sto qua, eh. Adesso morirà ancora, morirà. Ecco. È scemo. Per colpo suo adesso stiamo perdendo, eh. Per colpo suo. Muore sto qua. È impossibile che sopravviva, dai. 3 lo attaccano adesso. 4, eh. Un 4 lo attaccano. Un po' coglione, vabbè, scarsetto. Pazienza. È andata così, speravo di vincere sto qui, ma vedo già male. Using catalyst. If it ain't broke, I'll fix that. Systems critical. No direction is safe. Amore. Oddio. Wow. Sparato a cazzo o... Boh. Meno male che sto qua c'è la final. Meno male. Questa è riparata. No. Adesso faccio il dash e la colpisco. Questo qua non muore perché la sua fan lo fa scappare in su, se è furbo va in su. Cazzul. Speriamo di riuscire in 2 turni a ammazzare sta qua almeno, eh. Anche se c'ha il catalyst. Questo sniper di merda sta facendo un casino di danni perché può. Perché può farlo. Questa qua c'è ancora sta fottuta faina di merda.
Going in guns blazing. Che fa? Perché? Oddio. Un po' morto, eh? Mi ha parato il colpo. Il coglione quello lì si è allontanato dalla cura. Complimenti. Morto. In mezzo. Complimenti, furbone. Oh. Furbone. Avrò fatto tanti danni, però. Confronto loro stanno facendo molto più danni. 600, 400, 500. Sì. Stanno giocando meglio, sinceramente. Gli sì, cazzo, questo qua si difende. Perché è morto. È stato bello giocare con voi, ragazzi. O schifosi, dipende, Gonna give you some improvements. Sono spostati, vabbè, hanno vinto comunque. GG. Hanno giocato meglio come team e tutto hanno. Il problema è che lo sniper è stato troppo tranquillo e bisognava attaccare più lo sniper. Vabbè. Sinceramente il tank poteva fare molto di più, poteva fare, però vabbè, siamo in silver, quindi è andata così, è andata. Vediamo. Statistiche finali. Completato la daily. Season rewards, yeah. E vai con la season rewards. Peccato. Vabbè, grande game. No, non è vero, un cazzo grande game. È andata persa, vabbè. Succede, come avete visto, hanno giocato meglio la squadra avversaria. Alla fine sembrava che stavamo vincendo bene. Poi dopo il tank ha fatto le cagate. Perché è morto all'inizio in modo stupido. E lì è... si vede che non è molto bravo con quello lì. O forse non è molto bravo in questo gioco. Vabbè. Comunque, avete visto, un gioco a turni non richiede tanto a partita. 20 minuti, 15 minuti, dipende. E free to play non si paga nulla perché tutto si sblocca normalmente. Ovviamente ci perdete un po' di tempo, però si sblocca tutto tranquillamente. E il problema di sto gioco qual è? Che ci vuole molta comunicazione. Non comunicazione uguale game perso o game cestinato dentro il cestino. Spero di essere stato utile, perché io mi sto bloccando in sto gioco, nel senso ci sto giocando un bel po', perché siccome ho la connessione schifosa la connessione, ripeto, e allora questo gioco è perfetto perché non richiede molta connessione. Detto questo, ci becchiamo al prossimo video free to play della settimana.